Parliamo di risparmio batteria, un argomento davvero desolante. A partire da Android 6, praticamente tutte le principali marche di smartphone fanno gara una con l'altra per fare procedure di risparmio batteria sempre più orribili, sempre più, diciamo, invasive, che andavano a uccidere tutte le app di servizio. Cosa serve fare un'app di servizio che dovrebbe girare 24 ore più 24, se poi ci sono delle, come la mia, se poi ci sono delle opzioni di risparmio batteria che le ammazzano tutte? Questo ovviamente non ha senso. Così, bisogna imparare a difendersi da queste cose. La mia app si accorge quando uno dei principali, diciamo, di queste procedure è attiva, e può spegnere la mia app. In tal caso fa apparire questo messaggio che va assolutamente rimosso, altrimenti la mia app verrà stoppata dopo poco che non userete cellulare e non date la colpa a me. Ecco, a questo punto lo selezionate, poi fate rimuovi. Ecco, ora prima cosa guardate tutte le app, poi cercate la mia app, settore di notifiche free, e scegliete sempre l'opzione che dice che si consuma più batteria, come in questo caso. Okay? Potrebbe essere detto in mille modi diversi, ma la sostanza è che non si vuole risparmiare batteria. Okay? Ecco. Questo è il primo settaggio da fare. Su Huawei ce n'è anche un altro. Qui vi insegno i settaggi soprattutto su Huawei, questo ho, ma considerate che ognuno può averne diversi e anche più di uno. Infatti su Huawei, per esempio, ce n'è due. Andate su impostazioni, cercate avvio, ecco avvio app. Uffa. Ah, accidenti. Ok, avvio app. Ecco avvio app. Anche in questo caso cercate il mio lettore di notifiche free. Eccolo qua e dovete gestire manualmente. Ecco qua, vedete, mantieni app in esecuzione in background, poi esegui l'avvio in background. Questi sono i due settaggi principali che sono da fare su Huawei, ce ne possono essere anche altri. Cercate tutto quello che si deve fare sul vostro particolare modello di smartphone, vi consiglio sul sito www.don'tkillmyapp.com. Eccolo qua, vedrete che è un sito molto ricco. Sono citate tutte le principali marche, per ognuna di queste vi dice cosa sarebbe bene fare. Vedrete che Huawei e Samsung sono considerati decisamente i peggiori da questo punto di vista. Ok, andate a vedere il sito e utilizzate gli importanti consigli che ci sono. Grazie, salve.